Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Benevento-Sampdoria, che la partita finisce 1-1, un punto per parte. La Sampdoria pareggia all'ultimo, pareggia mi sembra al 79esimo, ora vediamo subito precisamente. La Sampdoria pareggia all'80esimo con Keita Balde, però parliamo prima dell'inizio perché già siamo andati alla fine quasi. Parliamo di un Benevento che partiva in contropiede, invece che la Sampdoria attaccava. E poi Benevento, come recuperava palla, partiva in contropiede, e poi al 55esimo arriva il gol di Gianluca Caprari, un gol dell'ex, il classico gol dell'ex, con assist di Barba. Comunque, questo Benevento, se continua così, veramente sta in una buona strada per salvarsi. Sta sopra la Fiorentina, sopra l'Udinese, sopra lo Spezia, sopra il Bologna, sopra il Torino, sopra il Cagliari. È tutte squadre che stavano già in Serie A, tranne lo Spezia. Poi Gianluca Caprari al 55esimo. Poi la Sampdoria attacca, attacca, attacca. Poi Ranieri azzecca il cambio. Mette Balde, Keita Balde, e subito il primo tiro da quando ha sostituito segna Keita Balde. Statistica partita: tiri del Benevento 12, Sampdoria 13, tiri in porta della Sampdoria 5, tiri in porta del Benevento 3. Possesso palla maggiormente della Sampdoria, perché ovviamente il Benevento stava sempre, cioè stava più senza palla che con la palla, perché perché la Sampdoria ha attaccato di più e il Benevento è ripartito in contropiede, quindi è anche una cosa oltre che normale. Anche una cosa normale. Poi arriva il gol di Balde. La Sampdoria tenta l'assalto della vincita. Voleva vincere la Sampdoria, e però non ce l'ha fatta. Quindi un punto per parte, e se lo portano a casa, un punto ciascuno. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Così quando io carico i video vi arrivano le notifiche. Niente, ciao.